per vedere la salvezza del Signore, per vedere quindi il Messia, il Cristo del Signore, l'unto, è necessario che siano svelati i pensieri dei nostri cuori. È necessaria, cioè, la verità. Simeone era un uomo pio, un uomo ricolmo dello Spirito Santo. Noi lo siamo? Pio non significa soltanto che stai tutto il tempo in chiesa a pregare. La pietà è adeguare la propria vita alla volontà di Dio. Questa è la pietà. Vivere con pietà in questo mondo, umilmente seguendo il tuo Dio, obbedendo alla sua volontà, cosa impossibile per chi non ha lo Spirito Santo, per chi non vive in comunione con Dio, per chi ha dei risentimenti, per chi in fondo giudica Dio. Noi giudichiamo Dio più di quanto pensiamo, perché essere in mormorazione nei confronti degli eventi, giudicare un fratello, una sorella, il marito, la moglie, i figli, giudicare chiunque è moralmente, è odiarlo. E chi odia non ha Gesù Cristo dentro, ma lo Spirito Santo. San Giovanni è nella morte. Chi odia è morto. Per questo il Signore nostro Gesù Cristo è venuto alla nostra vita e viene alla nostra vita ogni giorno, anche oggi, come un segno di contraddizione, come questo liquido di contrasto che si deve bere per vedere se c'è qualche malattia o meno. E come fa a essere un segno di contraddizione? Sapete, quando arriva, per esempio, nella regione dei Gadareni, come i demoni stanati escono e dicono: cosa hai a che fare con noi? Vai via, non ti vogliamo. Sei venuto a rovinarci. Ecco. Questo è un segno di contraddizione. Quando arriva nelle sinagoghe, gli indemoniati cominciano a uscire allo scoperto. Questo è essere segno di contraddizione. Stanare i demoni che sono nascosti nei nostri cuori. I demoni, non i demonietti con le corna, no, i pensieri cattivi che abbiamo nel cuore. I pensieri come quelli del figlio maggiore della parabola del figlio prodigo, che giudica il padre per essere sempre stato al suo servizio e non avere mai avuto nulla di ciò che invece ha avuto questo figlio disgraziato che aveva dilapidato le sostanze. E non sapere di essere nella casa del padre e che tutto ciò che è del padre è tuo. Perché non ne approfitti? Perché non vivi in questa comunione? Perché nascondi il talento sottoterra? Chi ti ha detto che Dio è un padrone esigente, cattivo, che miete dove non ha seminato, che esige ciò che noi non possiamo dare? Chi te l'ha detto questo? Chi te l'ha detto che quello che stai vivendo è una maledizione? Chi ti ha detto che è sfortuna? Chi ti ha detto che quella persona ce l'ha con te? Chi te l'ha detto? Chi ti ha detto che tutto congiura contro di te? Chi ti ha detto che non ti danno retta, che non ti accettano, che non ti accolgono? Nel senso, chi ti ha detto che dietro a tutto questo Dio non è buono con te? Perché molte volte è oggettivo, il fratello non ti accetta, come noi non accettiamo un fratello. Molte volte è oggettivo, non sei capito, non sei compreso, sei emarginato. Ma mormorare contro queste situazioni, mormorare, maledire, mettersi in un atteggiamento di rifiuto di queste situazioni, è mormorare e pensare male di Dio in maniera indiretta, perché Dio esiste. Noi giriamo sempre intorno a un punto fondamentale, un dubbio sottile su Dio. Ma se Dio c'è, se Dio veramente mi ama, perché questa situazione? Secondo la posizione nella chiesa, una suora, un prete, eccetera, uno che va molto in chiesa, non dirà le cose in questo modo, evidentemente. Però poi nei fatti si vede un'anima che, come Simeone, stringe tra le braccia il Signore e dice: ora io posso andare, perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Che vuol dire posso andare? Posso morire. E che vuol dire posso morire? Ora lascia che il tuo servo vada in pace. Che cosa vuol dire? Ora posso entrare senza paura in ogni evento. Ora posso morire per il fratello, perché i miei occhi hanno visto, toccato, abbracciato la salvezza. Questo è il cuore del Vangelo: entrare con obbedienza, entrare con pietà, cioè con il cuore piegato, umiliato, contrito di fronte a Dio, per entrare ogni giorno nei fatti, nelle relazioni, vedendo Dio in tutto. E come abbraccio il bambino, così abbraccio la sorella, il fratello, così abbraccio quella situazione, quella precarietà, quella realtà, senza mormorare. Una spada trafiggerà la tua anima, è messo in relazione al segno di contraddizione. Maria, che è la Chiesa, ha visto perforare il proprio intimo, come Cristo sulla croce ha sentito la lancia entrare fino al cuore, proprio perché tutti noi potessimo accogliere il segno di contraddizione. L'anima, l'intimo, il cuore di Maria, trafitto da una spada perché noi potessimo essere accolti
perché la sua anima ormai dischiusa potesse accogliere ciascuno di noi. E in quell'anima, che è il cuore, che è l'anima, che sono le viscere della Chiesa, entrare nell'utero della nostra madre, dove vedere sanata ogni giorno la ferita del peccato originale d'origine, delle nostre sofferenze, della menzogna del demonio, incontrando nell'intimo della Chiesa il cuore squarciato di Cristo, attraverso il cuore, l'anima ferita di Maria, entrare nel cuore ferito di Cristo, nel cuore di Dio aperto, spalancato per accoglierci e per perdonare ogni nostro peccato. Simeone abbraccia Cristo perché è abbracciato da Cristo. Anche noi possiamo abbracciare Cristo, accogliere Cristo, perché Cristo ha lasciato che il suo cuore fosse spaccato d'amore per noi, e in quella spaccatura, in quella fenditura, anche noi possiamo trovare il luogo della riconciliazione. Perché questo segno di contraddizione è arrivato alla carne di Maria, e ciò che lei non ha sofferto nel parto, ha sofferto nel secondo parto, quello che il primo parto profetizzava e quello per il quale lei è rimasta vergine prima, durante e dopo il parto, Immacolata Concezione, proprio perché poi sulla croce potesse di nuovo donarlo a noi, crocifisso per i nostri peccati, mentre prendeva su di sé tutte le nostre malvagità, le nostre mormorazioni, tutti i nostri dubbi, perché noi non vivessimo più girando intorno a questo dubbio. Se c'è qualcosa nella nostra vita oggi nella quale in fondo dubitiamo, nella quale in fondo non siamo d'accordo, riconciliati con Dio, bene, questo veleno, spesso invisibile, sottile, subdolo, arriva in tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi diciamo, in una forma o nell'altra. Il demonio è astuto, per questo va stanato, per questo devono essere svelati i pensieri del cuore, profondi. Cosa pensi di Dio veramente in questa situazione? Pensi che ti abbia abbandonato? No, ma sono gli uomini. Sì, ma gli uomini potrebbero essere bloccati, fermati da Dio. No, ma c'è la libertà. Sì, però se veramente mi amasse, non mi avrebbe fatto questo, non avrebbe permesso questo nella mia vita. Allora, oggi, bellissimo, perché siamo qui in un tempio, e anche noi siamo stati spinti dallo Spirito Santo, e anche a noi sarà fatta una promessa, e costantemente ogni giorno è fatta questa promessa: guarda che tu non morirai prima di vedere il Salvatore venire alla tua vita, prima di essere riconciliato con Dio. E la riconciliazione è opera di Dio, infatti è il bambino che entra nel tempio. Simeone aspetta la redenzione di Israele, come te aspetti che si compiano le profezie, che si compia la riconciliazione nella tua vita. La riconciliazione è opera gratuita di Dio, è iniziativa di Dio, perché tutti noi abbiamo peccato prima di ogni evento nella nostra vita. Dice: nel peccato mi ha concepito mia madre. C'è un seme di menzogna e siamo feriti anche se battezzati. Portiamo la ferita di questo peccato originale, che è un mistero grande, però sperimentiamo. Allora, prima che l'altro si comporti male con me, prima che l'altro mi abbandoni, prima che l'altro mi faccia un'ingiustizia, io già ho un cuore malato, un cuore ferito. Lì arriva Cristo, lì arriva l'abbraccio con Cristo, che purifica profondamente il mio cuore, lo libera dalla menzogna, rivela quello che c'è nel cuore, lo distrugge, e al posto di quello che c'è nel mio cuore depone la sua grazia, depone il suo spirito, depone la sua vita. Per questo posso riconciliarmi con tutti, perché Dio si riconcilia con me, e se Dio si riconcilia con me, il Padre si riconcilia con il Figlio, allora anche noi possiamo riconciliarci tra gli altri. Non è tanto questione di riconciliare marito, moglie, genitori, figli, quanto ciascuno con Dio. Poi quell'altra riconciliazione con il fratello sarà automatica, perché sarà tolta la malizia del peccato dal cuore, sarà uscito quello che è dentro profondamente, la contraddizione che c'è dentro di noi, che non possiamo amare il fratello senza essere in comunione con Dio. E quando il fratello mi fa del male, io già, se dubito di Dio, già è impossibile accoglierlo. E chi odia è morto, ma chi ama è vivo. Allora coraggio, perché oggi viene il Signore, viene, e possiamo abbracciarlo, possiamo riceverlo, possiamo mangiarlo, possiamo sperimentare nel profondo di noi stessi la riconciliazione con Dio, vivere in una grazia nella quale possiamo vantarci, lasciarci lavare dal sangue di questo bambino nella circoncisione, che è immagine della croce, la sua carne crocifissa, per crocifiggerci con lui, essere liberati, purificati anche noi, avere il cuore, la mente circoncisa, cioè completamente abbandonata a Dio, appartenente alla famiglia di Dio. Quello significa la circoncisione, appartenente al popolo di Dio. Bene, noi siamo figli, e col figlio possiamo vedere in tutto l'amore del Padre, anche nella croce più terribile, anche nell'evento più assurdo.